Buongiorno, allora questo è un riassunto molto ma molto breve della lezione che avremmo dovuto fare in seconda tour mercoledì scorso, vale a dire il 29 aprile. E niente, dico molto breve perché già la video lezione è stata quella che è stata per problemi di connessione. L'argomento era, ma proprio velocemente, la forma negativa nei tempi composti. Allora, noi abbiamo visto, quando abbiamo fatto la penultima video lezione, abbiamo parlato del restrictivo, vale a dire della negazione limitativa. Abbiamo cominciato col vedere un ripasso della forma negativa in generale, saltando però la parte che riguarda i tempi composti, perché essendo una costruzione sintattica un po' particolare, abbiamo deciso di non mettere troppa carne al fuoco, altrimenti. Perché non è molto semplice da capire subito, e allora abbiamo fatto una cosa alla volta. Adesso ci limitiamo a vedere la forma negativa nei tempi composti. Allora, riprendiamo la forma negativa, nei tempi semplici è soggetto, ne, verbo, pa, oppure il pa che può essere sostituito da altre forme, da altri avverbi di negazione. Allora, dato che nei tempi composti, in particolare nel passé composé, quello che abbiamo fatto noi, il primo tempo composto, credo che quest'anno ci limiteremo a quello, ma la regola vale per tutti i tempi composti che vedrete nel corso dei prossimi anni di studio del francese. Allora, nei tempi composti abbiamo due verbi, abbiamo l'ausiliare e abbiamo il participio passato. E qui bisogna fare attenzione perché avendo due verbi bisogna ben collocare i vari elementi. Abbiamo nella forma negativa abbiamo due avverbi in negazione, il ne è più il pa, oppure il pa che può essere sostituito da altri avverbi come jamais, rien, plus, personne, point. E soprattutto nella negazione limitativa abbiamo il ne, che, ne, soggetto ne, verbo che. Con i tempi composti è un po' complesso perché nel momento in cui troviamo avverbi come il pas, il rien e jamais, ma anche plus se non sbaglio, anzi no, il plus non segue questa regola, quindi pas, rien e jamais seguono la seguente regola: soggetto, ne, ausiliare, avverbo di negazione, come se il pa o il rien, jamais, participio passato, resto della frase. Esempio, io non ho parlato. Je n'ai pas parlé. Non dico je ne parlais pas. No. Si dice je n'ai pas parlé. Je, soggetto, ne, in questo caso si apostrofo perché è ai, sarebbe, comincia per vocale, quindi ne. Avverbio c'è cioè particella negativa e ausiliare pa, avverbio in negazione, parlé, participio passato. Voi non avete mangiato niente. Vous n'avez rien mangé. Voi non avete mangiato, quindi voi non avete niente mangiato letteralmente. Quindi vous, soggetto, ne, particella negativa, avez, ausiliare. Rien, avverbio in negazione, manger, avverbio in negazione, cioè, pardon, rien, avverbio in negazione, manger, participio passato del verbo. Tu n'as jamais étudié, non hai mai studiato. Non dico tu n'as étudié jamais, no. Si dice tu n'as jamais étudié, anche qui il jamais lo mettiamo tra l'ausiliare e il participio passato. Con person invece non si può, perché person in questo caso può fare da complemento oggetto. Non hai visto non abbiamo visto nessuno, non posso dire non avons person vu, perché person potendo fare sia da soggetto che da complemento oggetto, non può essere messo prima del non può essere messo in questo caso facendo da complemento prima del verbo, di nessun verbo, quindi devo dire vous n'avez vu personne, quindi vous, soggetto, ne, particella negativa, avez, cos'è ave?
ausiliare, vu, participio passato del verbo voir, personne. Con plus, è raro trovare delle frasi con tempi composti. Andiamo a vedere la negazione limitativa. Essendo negazione limitativa, anche nei tempi composti si discosta, la formazione sintattica si discosta dalla regola generale. Non ho fatto altro che passare da casa tua, cioè da casa tua sono solo passato. Vers chez toi, je n'ai fait que passer. Non dico je n'ai que fait passer, no, perché altrimenti, tra l'altro qui abbiamo tre verbi, qui abbiamo anche un infinito, quindi lasciamo perdere. Ho studiato solo questa poesia. Je n'ai étudié que ce poème. Non dico je n'ai che étudier ce poème, quindi non si può assolutamente mettere il secondo ne tra l'ausiliare e il participio. Quindi con la negazione limitativa si mette soggetto, il primo ne, ausiliare, participio passato, che, va bene? E il resto della frase, perché molto spesso c'è un complemento oggetto. E spero sia chiaro. E ovviamente cercherò di trovare un video supplementare su YouTube che spiegherà meglio questa regola. Au revoir.